Un caro saluto da Francesco Samani, vincitore nel 2014 del TFA Materia, nel 2015 del concorso docenti, 2016 del concorso TFA Sostegno e Pedagogia e poi successivamente del concorso universitario. Ma veniamo al video. Ok, oggi affrontiamo alcune domande che mi sono state poste in relazione al nuovo PEI. E infatti possiamo intitolare questo video a domanda rispondo. E la prima domanda che mi è stata fatta è questa, è la medesima. Come avviene la redazione del nuovo PEI? Allora, attenzione, l'insegnante di sostegno redige una bozza, però poi questa bozza va condivisa con tutti gli insegnanti di classe, perché tutti devono essere coinvolti. Non è che è una questione specifica dell'insegnante, esclusiva dell'insegnante di questo sostegno. Poi questa bozza viene condivisa con i genitori, con la famiglia dello studente e con i professionisti dell'ASL. E ricordate che poi nel GLO poi si potrà arrivare alla stesura finale del PEI. Vi ricordo infatti che la legge dice: la responsabilità dell'integrazione dell'alunno con disabilità e dell'azione educativa che vengono poi svolte nei confronti dello studente è al medesimo titolo sia dell'insegnante di sostegno che dell'insegnante di classe o di sezione e della comunità scolastica nel loro insieme. Quindi, mi raccomando, non bisogna delegare al solo insegnante di sostegno il fatto di redigere il PEI, anche se a volte magari avviene proprio questo. Io ovviamente rispondo secondo la normativa e secondo quello che è stato detto in relazione al nuovo PEI. Rispondiamo a una domanda questa volta più semplice. Quando va approvato il nuovo PEI? Allora, l'approvazione deve essere entro fine ottobre, però attenzione, i termini non sono perentori e si fa riferimento all'articolo 7,2. Ovviamente, se non viene compilato entro fine ottobre, possono esserci delle eccezioni. Però devono rimanere tali. Quindi, in ogni caso, anche se non viene compilato entro tale data, bisogna applicare subito misure adatte per la migliore inclusione. Quindi, gli insegnanti possono adottare, diciamo, in autonomia didattica, sempre e comunque la personalizzazione e l'individualizzazione dell'intervento didattico. Bene, ecco un'altra domanda interessante che mi avete fatto. Allora, lo studente fa parte del GLO? Allora, assolutamente sì, fa parte, però sovente capita che lo studente non vuole partecipare. Quindi lo studente che fa parte del GLO viene invitato. Che significa che viene invitato? Che lo studente, se per motivi psicologici, per motivi di preoccupazione, per motivi, insomma, se è terrorizzato a partecipare, insomma, con i genitori, con i colleghi, può ovviamente rifiutarsi. Quindi bisogna cercare di includere lo studente, anche di portarlo quindi alla partecipazione del GLO, però può rifiutarsi e in questo caso comunque il GLO viene portato in ogni caso a compimento. Ok, questa domanda
è molto interessante. Si parla al ragazzo dei problemi che lo riguardano? La risposta non è né sì né no, però in realtà è più no che sì. E vediamo perché. Secondo l'ONU, il GLO non ha lo scopo valutativo, quindi di dire al ragazzo: guarda, tu non riesci a raggiungere tale obiettivo, ma è importante perché si decidono gli interventi efficaci da intraprendere per raggiungere gli obiettivi. E quindi vi ricordo, ne approfitto per ricordarvi, che invece la valutazione degli apprendimenti si colloca nel consiglio di classe, è in quel luogo che si deve parlare se il ragazzo è riuscito a problematiche relativamente alla valutazione e relativamente al raggiungimento degli obiettivi. Allora, cerchiamo di rispondere a questo interessante quesito. Ma nel PEI bisogna tenere presente il progetto individuale oppure il progetto di vita? Allora, il progetto individuale, che viene, ve lo specifico così sapete qualcosa in più, viene redatto dal comune di residenza ed è riferito in realtà fino alla vita adulta, lavorativa. E prevede sicuramente un'autonomia speciale, scusate, sociale e anche una indipendenza. È importantissimo questo, che il PEI si basa sul progetto individuale, anche se in questi due aspetti sono intimamente connessi, perché il progetto invece di vita, che si basa sulla legge 328 del 2000, prevede un progetto individuale per ogni persona con una disabilità che è stabilizzata nel tempo oppure che si rivela progressiva. E ovviamente fa perno relativamente ai diritti del disabile, alla qualità di vita dello stesso e al progetto inclusivo. Ok, anche questa domanda è interessante. Gli alunni certificati sono esonerati dal PCTO, detto tra noi dall'alternanza scuola-lavoro? Assolutamente no, perché il PEI, ovviamente questa diretta in relazione al PEI, definisce gli strumenti per lo svolgimento che assicurino l'alternanza scuola-lavoro affinché vi sia partecipazione e inclusione dello studente disabile. Quindi la scuola deve fare di tutto per assicurare la partecipazione dei soggetti coinvolti affinché si consenta allo studente con disabilità di svolgere questa esperienza che viene considerata molto importante, ma è molto importante. Ovviamente, se ci sono difficoltà anche a livello logistico, non deve essere fatta per forza, non per forza in azienda. Ci sono anche delle alternative, delle soluzioni. Può essere svolta in maniera simulata a scuola, anche in una scuola diversa, anche mediante telelavoro. Se proprio accade che nessuna esperienza è realizzabile, se ne prende atto e nel GLO si può decidere in extremis l'esclusione dal PCTO. Bene, io direi che abbiamo potuto rispondere a tante domande che sono arrivate.
Ovviamente i primi due video, ho fatto tre, in realtà sono due, video relativi al nuovo Pay, che cercano, sono anche stati impostati in maniera domanda-risposta. Anche qui ho cercato, se ci pensate bene, di darvi tante risposte ad eventuali altrettante domande. A questi due video si aggiunge questo terzo video, che è frutto dell'interazione tra voi e me. Voi mi avete nel tempo fatto delle domande, io me le sono segnate, me le sono scritte e poi le ho potute analizzare, affrontare affinché potessi creare questo video che possa essere un utile punto di riferimento per tutti gli insegnanti, non solo di sostegno, e anche per molti insegnanti, perché molti insegnanti che mi seguono in realtà sono anche insegnanti che si stanno preparando per il concorso, e quindi sicuramente è un aiuto per conoscere meglio la normativa, sia per quelli che preparano ovviamente il concorso ordinario, ma anche per coloro che sicuramente stanno preparando il concorso, ad esempio, di FA Sostegno. Io con questo vi saluto e allora, come al mio solito, vi dico un caro saluto da Francesco Samani. Grazie.